Di fronte ad una guerra, raramente ci preoccupiamo dell'ambiente, soprattutto quando si tratta di una guerra che colpisce indiscriminatamente i civili, come la guerra russa contro l'Ucraina, che da febbraio scorso ha già causato almeno 5.000 morti civili e più di 6 milioni di rifugiati, secondo le Nazioni Unite. L'impatto di una guerra sull'ambiente può aumentare significativamente il numero di persone colpite dalle ostilità. E infatti la distruzione ambientale è riconosciuta come crimine di guerra dalla Corte Penale Internazionale e sanzionata dalla legge, anche se le tutele legali esistenti sono considerate spesso inadeguate. Pensate che l'Ucraina orientale è l'area più esposta ai combattimenti, ma anche quella maggiormente industrializzata. Bombardamenti e scontri aumentano il rischio di incidenti ed emissioni di rifiuti tossici dagli impianti industriali. L'Ucraina ha poi 4 centrali nucleari operative. Come il disastro di Chernobyl ci ha insegnato, i danni a qualsiasi impianto nucleare potrebbero trasportare radiazioni in altre regioni dell'Ucraina, nonché in Bielorussia, Russia, Europa e oltre. Pensate inoltre alla tragedia alimentare che il blocco del grano ucraino da parte della Russia sta causando. Più di 20 milioni di tonnellate di grano potrebbero andare a male, con un impatto disastroso sulla sicurezza alimentare di paesi già alle prese con siccità e carestie. Ma le cattive notizie per l'ambiente non finiscono qui, perché l'invasione ha creato non solo danni diretti, ma anche indiretti, come ad esempio la probabile fine della cooperazione verde tra Russia e Unione Europea, che aveva suscitato molte speranze in passato. Non solo come modo di affrontare una sfida, quella ambientale e climatica, che per sua natura richiede un approccio transnazionale, ma anche come modo per riprendere una certa collaborazione con Mosca su temi di interesse mutuo, nonostante la situazione fosse già molto tesa prima dell'invasione. Inoltre, il parziale isolamento economico e politico causato dalle sanzioni occidentali sta portando la Russia a dipendere sempre di più dalle proprie risorse fossili, rendendo molto più complicato il già ambizioso obiettivo di Mosca di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. Il deterioramento delle relazioni tra Russia e Occidente sta anche causando l'interruzione di progetti di collaborazione nell'Artico, spingendo gli stati che hanno interessi in quest'area ricca di risorse energetiche, ma anche molto esposta al cambiamento climatico, verso comportamenti sempre più aggressivi. Ovviamente, i problemi ambientali nella regione post-sovietica non sono iniziati con la guerra in Ucraina. Primo perché ci sono altri conflitti. Ad esempio, la ripresa dei combattimenti tra Armenia e Azerbaigian in Nagorno-Karabakh nel 2020 è stata definita un ecocidio per i danni ambientali causati. Secondo, perché ci sono tragedie causate da politiche sovietiche che hanno conseguenze ancora oggi. La desertificazione del mare di Aral in Asia centrale ne è un esempio perfetto. Nell'ultimo report di ISPI che trovate nella descrizione parliamo di questi ed altri temi. Vi invito a leggerlo non solo per la qualità dei contributi delle numerose ricercatrici e ricercatori, spesso della regione, che hanno partecipato al progetto, ma anche perché questi sono temi che ci riguardano da vicino, e molto. La siccità, gli incendi a cui stiamo assistendo oggi in Europa e in Italia dovrebbero farci da promemoria della gravità, complessità e transnazionalità delle sfide ambientali che dovremo sempre di più affrontare.